Salve a tutti, oggi parleremo di una disfunzione che potremmo trovare in questo periodo, dato che siamo più sedentari, ci muoviamo di meno e magari un uovo di cioccolato, un pezzettino di colomba in più l'abbiamo mangiata, che è quella delle difficoltà di andare di corpo. Allora, vi faccio vedere. Prima cosa, quello che lavoreremo oggi, che è l'intestino. Nella parte bianca, intestino tenue, nella parte scura, fatta in questo modo come una cornice, l'intestino crasso, chiamata anche colon. Al termine del colon troveremo questa ampolla, che è l'ampolla rettale. Vi insegno dei 2-3 esercizi che vi aiuteranno a lavorare questa zona nel miglior modo possibile. Primo esercizio. Allora, intanto ricordiamoci come è fatto l'intestino. Partiamo da questa zona in questo modo, è il colon, proprio come una cornice vera e propria. Finisce verso il fianco sinistro, poi va in diagonale fino ad arrivare all'ampolla rettale. Allora, per fare il primo esercizio, la mano sarà morbida e faremo come una sorta di serpente che seguirà lentamente la zona del colon, fino a scendere verso il basso. Ci sarà un pochino di spinta, dovrete sentire un pochino la spinta, perché vedete anche in questo caso la signora Anna si sente la spinta, fino ad arrivare verso il centro, sopra il cuore. Ricordatevi che ovviamente all'interno dell'intestino ci sono delle zone che hanno delle valvoline, però oggi ovviamente non vi parleremo in maniera specifica. Secondo esercizio. Nella parte del sigma, cioè la parte finale, in diagonale, potete fare dei piccoli massaggi, ecco, in questa direzione, sempre dall'esterno fino al centro. Quindi ripartiremo in questa posizione e faremo un movimento che sia un pochino forte, che non sia troppo leggero, in modo tale da stimolare il movimento, la peristalsi delle parti, diciamo, che devono essere spostate in avanti. Altro esercizio potrebbe essere fatto. Vediamo. Dobbiamo ricordarci che l'intestino che sta davanti non è che si ferma a metà, ma arriva fino alla parte posteriore attraverso delle inserzioni. Quindi possiamo stimolare ulteriormente questa, diciamo, evacuazione attraverso dei massaggi dal centro verso l'esterno. In questo modo ve lo faccio vedere, eccoci, facciamo così, tutte e due le mani ad ali, in questo modo, e andremo verso l'avanti. Da questa parte andremo verso l'avanti, un po' verso il basso. È come se in qualche modo, chiaramente le braccia vanno avanti, passiamo da dietro e andiamo quasi verso l'avanti. All'avanti. Fino all'avanti, quindi dietro, verso l'avanti. Ovviamente se abbiamo il nostro congiunto che è seduto, ecco, che è magari sul water, quando si piega in avanti un pochino, possiamo provare a fare questa stimolazione. Questo, oppure con qualche cosa di caldo in questa zona che aiuterà a rilassare il tessuto. Ricordiamoci che per andare di corpo, esiste un concetto che è il ponzamento, cioè la spinta verso il basso. Quindi stare posizionati anche sul vate, ma all'indietro con la schiena, non è la parte corretta. Bisogna piegarsi un pochino in avanti e spingere bene verso il basso. Quindi anche i nostri congiunti che hanno difficoltà, perché a livello logico, diciamo, hanno perso qualche momento, qualche passaggio, è importante ricordarglielo e magari farlo insieme, quindi magari aiutare la persona nella flessione, in questo modo. Va bene? Allora, un caro saluto, buon pomeriggio, buona serata a tutti, per qualsiasi cosa contattateci.